Stando alle trame di Una vita del mese di agosto, Teresa Sierra deciderà di compiere un folle gesto dopo aver scoperto la nuova gravidanza. Nuovo appuntamento con Una vita, la telenovela spagnola che ha conquistato milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni di agosto si soffermano su Teresa Sierra, interpretata dall'attrice Alejandra Neco. La maestra, infatti, scoprirà di essere nuovamente incinta. Una scoperta che non la renderà per niente felice, tanto da decidere di compiere una pazzia. Fortunatamente Mauro verrà avvertito dell'intenzione dell'amata, tanto da precipitarsi ai giardini del principe per tentare di salvarla. Una vita anticipazioni, Teresa scopre di essere incinta. Teresa Sierra sarà sopraffatta dal dolore della perdita del piccolo Tirso. La donna, infatti, accecata dalla rabbia, accuserà Cayetana di essere la responsabile della morte di suo figlio adottivo. Inoltre le punterà contro un'arma da fuoco, intervenendo alla festa d'addio di Leandro e Giuliano, tornati per conoscere Simon Gaiare. Con grande sorpresa di tutti, la Sotello non denuncerà l'ex amica, che nel frattempo accuserà degli svenimenti. All'inizio, la maestra crederà che siano riconducibili al forte stress dovuto alla perdita di Tirso e di problemi con il marito. Alla fine apprenderà di essere nuovamente incinta da una curatrice. Una notizia che non sarà affatto presa bene dalla giovane, in quanto teme che il figlio abbia lo stesso sangue di Fernando. Una vita trame agosto, Teresa tenta il suicidio, Mauro la ferma. Stando alle trame di agosto di Una vita, Celia noterà un cambiamento di comportamento di Teresa. I telespettatori scopriranno che la maestra ha intenzione di abortire, se la curatrice non si rifiutasse di aiutarlo. L'Ermoso, nel frattempo, rivelerà tutta la verità a Mauro San Demeterio, che cercherà di starle vicino. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Teresa Sierra deciderà di togliersi la vita in quanto incapace di reggere al dolore della morte del piccolo Tirso. A proposito si recherà ai giardini del principe, con l'intenzione di buttarsi nel vuoto. Ma ecco che Felipe, Celia ed il nuovo commissario riusciranno a fermare il suo folle gesto. Successivamente la Sierra comincerà a migliorare grazie alla vicinanza di Celia, mentre Mauro si metterà sulle tracce di Cayetana, al momento scomparsa. La maestra, nel frattempo, metterà in dubbio la capacità di Mauro nel rintracciare la Sotello. Le anticipazioni segnalano che Cayetana ha deciso di rapire Ursula con la complice di Fabiana. Infine la Sotello tornerà ad Acacias 38 dopo che Mendes era entrato nella sua abitazione per cercare le prove del rapimento della dicenta.